Oggi siamo qui con i rappresentanti dell'università, dei comuni, ci sta Sarno, ci sta Nola, ci sta Mercato San Severino, proprio perché vogliamo dimostrare con i fatti di essere a disposizione, ma soprattutto vicino all'utenza, quindi vicino agli studenti, perché ritengo, a nome dell'amministrazione, che non possiamo far finta che se da una parte l'Università di Salerno, viva Dio, e noi ne siamo orgogliosi, stanno aumentando i numeri, noi non possiamo far finta di non dare le giuste risposte a quelle che sono le legittime domande. Per cui oggi, a nome della provincia di Salerno, ho chiesto ed ottenuto questo incontro. La settimana prossima ci vedremo con le agenzie, qui con coloro i quali danno il servizio, e troveremo insieme la soluzione giusta, perché poi quella soluzione, se dovesse necessitare di contributi, di finanziamenti, certamente la proposta sarà sottoposta anche alla Regione Campania, che siamo convinti non farà mancare la dovuta risposta. Perché, e concludo, se è vero come è vero che appunto l'Università di Salerno è un qualcosa che dà l'orgoglio per la provincia di Salerno e per la Regione Campania, è altrettanto doveroso da parte delle istituzioni trovare quelle giuste risposte.